La Lidia Online presenta 8 errori comuni che commettono gli stranieri quando parlano italiano. Sbagliato? Giusto! Come stai? È sbagliato rispondere sono bene o sono male. Devi dire sto bene o sto male. Con gli avverbi bene e male si usa il verbo stare, non essere. Come sta Lisa? È sbagliato rispondere Lisa sta felice o Anna sta arrabbiata. Devi dire Lisa è felice o Anna è arrabbiata. Con gli aggettivi che esprimono emozioni e stati d'animo si usa essere, non stare. Che cosa stai facendo? È sbagliato rispondere sono leggendo o sono cucinando. Devi dire sto leggendo o sto cucinando. Prima del gerundio si usa il verbo stare, non essere. Quanti anni hai? È sbagliato rispondere sono 25. Devi dire ho 25 anni. Quanti anni ha Francesco? Non dire è 34, ma ha 34 anni. In italiano, per dire l'età, si usa il verbo avere, non essere. Dove vai? È sbagliato rispondere parto a Firenze o parto in Italia. Devi dire parto per Firenze o parto per l'Italia. Il verbo partire vuole la preposizione per quando indica una destinazione. Un appuntamento. È sbagliato dire ho fatto un appuntamento con il barbiere. Devi dire ho preso, ho fissato un appuntamento con il barbiere. Si dice prendere o fissare un appuntamento. Fare un appuntamento è sbagliato. Una domanda. È sbagliato dire posso chiedere una domanda? Devi dire posso chiedere una cosa? Oppure posso fare una domanda? Si dice chiedere una cosa oppure fare una domanda. Chiedere una domanda è sbagliato. Farai ancora questi errori? È sbagliato rispondere spero che no. Devi dire spero di no. Verrai alla mia festa di compleanno? Non dire credo che sì, ma credo di sì. Lavorerai fino a tardi? Non dire penso che sì, ma penso di sì. Tra i verbi sperare, credere, pensare e gli avverbi sì e no, si usa la preposizione di, che è sbagliato. Se ti è piaciuto questo video, metti un like ed iscriviti al mio canale, La Lidia Online, per non perderti la prossima lezione. Ciao!